prima guerra mondiale, 1917, il fronte occidentale, il principale teatro della guerra e quello che ha ispirato i film più importanti alla fine, ma questo è un argomento secondario. Angelo, a te la parola. Il cinema e anche la letteratura, ovviamente tutti voi avete pensato, anche solo leggendo il titolo, al celeberrimo romanzo di Maria Remarque, no? Nulla di nuovo sul fronte occidentale. Il fronte occidentale è quello, diciamo, per noi sarebbe fatto orientale. Il fronte occidentale è visto dalla parte tedesca, per esempio. Ed è il fronte su cui si combattono le battaglie più terribili fin dall'inizio della guerra. Per far ambientare Marco e dargli il tempo di orientarsi, io vi farei vedere un pezzo di questo film. Questo film si intitola Orizzonti di Gloria ed è diretto da uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ovvero Stanley Kubrick. Non è da scherzarci eccessivamente, ma è abbordabile. Il film di Kubrick non è un film sulla Grande Guerra, meglio, non è solo un film sulla Grande Guerra. Però il problema è che Kubrick in realtà fa un film sulla Grande Guerra, ma sta pensando a un'altra guerra, alla sua guerra, alla guerra di Corea. Il film di Kubrick, ed è il primo punto da cui si deve partire per cominciare a capirlo, non è solo un racconto sulla guerra del 14-18, non è il tentativo di fare una cronaca con altri punti di vista, altre chiavi di lettura, lo è anche. In realtà è un prodotto bellico mimetico, cioè mimetico. Il film di Kubrick è una grande cronaca dei rapporti del potere con gli uomini. No, io vorrei far vedere il finale di Orizzonti di Gloria perché c'è una bella storia legata a quel finale e può essere anche il nostro finale. Sarà che te ne erschatten guten Tag? Guten Tag! Ehi, che parla in una lingua civile! È vero, la signorina ha le sue limitazioni, per essere esatti non ha alcun talento, eccetto forse un po' di talento naturale.